Abbiamo sentito come amministrazione la necessità di dare nuove indicazioni ai progetti, cioè alla ditta, e quindi la ditta ha recepito e ha dato, conferito incarico ad una società di progettazione per rivedere, rimodulare tutta la parte di edificabilità a terra del porto, che quindi riguarda soprattutto la parte diportistica, il settore. Abbiamo dato un nuovo layout rispetto a prima al porto. Non siamo qui per questo, per capire se dobbiamo dare dei suggerimenti, se vengono dall'uditorio, dall'amministrazione stessa o da chiunque abbia interesse a seguire la progettualità del porto, dei suggerimenti ai progettisti perché si approdi ad una variante definitiva e quindi si proceda celermente verso la realizzazione e il completamento anche della parte a terra del porto. L'esigenza di questa variante, che è una variante puramente paesaggistico-architettonica che non incide sulle opere idraulico-marittime del profilo portuale, si basa sulla volontà, sulla consapevolezza piena che questa innovazione del nuovo porto a Sant'Agata deve corrispondere ad un nuovo modo di intenderlo, che non può essere altro se non quello di intendere il porto non come un'infrastruttura a sé stante, quanto piuttosto come un pezzo della città di Sant'Agata, e che quindi le funzioni, le attività, i servizi siano in primis pensati per diventare una nuova parte della città. Uno dei principi guida del progetto è quello che viene chiamata la mixité, no? La volontà di mescolare funzioni tutte compatibili con l'infrastruttura portuale, ma compatibili con un'idea di città. Quindi certamente c'è un'implementazione, ma anche una diversificazione delle attività commerciali. Ci sono dei ritardi rispetto al cronoprogramma, diciamo, da un punto di vista tecnico, non c'è dubbio, ma sono dovute a tutta una serie di criticità che si sono manifestate, non ultimo chiaramente il tempo, che non è stato clemente chiaramente in questa stagione invernale, qualche problema di approvvigionamento dei massi, però devo dire che i lavori stanno continuando sempre senza diciamo sosta. La variante sicuramente produrrà che cosa? Un inevitabile momento di sosta in relazione alla necessità di approvvigionarsi di pareri tecnici e quant'altro, quindi sotto il profilo meramente burocratico. Però già la direzione lavori ha dato ordine di servizio ben precisi all'impresa per raddoppiare le maestranze e quindi recuperare il tempo che si è perduto nei mesi invernali. Una novità che mi sono permesso di proporre è la fermata ferroviaria Porto dei Nebrodi. Una semplice fermata, però importante, perché tutti coloro i quali prendono il treno, potrebbero prendere il treno per venire da Palermo, piuttosto che da Messina, piuttosto che da Catania, fermandosi in prossimità, siamo a 120 metri dall'attuale capitaneria di porto, il ferro passa a quella distanza, tirando un semplicissimo trolley sarebbero già inseriti nella realtà portuale e da lì prendere la Liscafi piuttosto che il traghetto. Io sono sereno perché abbiamo risolto qualunque problematica rispetto all'approvvigionamento dei massi e non è stata un'attività semplicissima, e soprattutto contiamo entro l'estate di avere completato la parte, diciamo così, a mare della collocazione dei massi, sia per la diga forania che per la diga di sottoflutto. Per cui poi avremo tutta l'attività poi autunnale per consolidare queste attività costruendo la parte interna dei moli, delle dighe, e quindi andare verso il completamento dell'infrastruttura. Il terzo hub della Sicilia, quindi dell'isola siciliana, un porto completo, polifunzionale, quindi destinato ad ospitare un'importante infrastruttura diportistica. Il ceto peschereccio, che costituisce un sicuro indotto dell'economia locale, un polo cantieristico che sicuramente è importante che serve per affiancare quelle che sono le esigenze della nautica da diporto, ma non solo, e soprattutto il polo commerciale di questa infrastruttura, che potrà accogliere sicuramente come terminal passeggeri o anche come navi da carico, sicuramente potrà attivare traffici importanti per tutto il territorio nebrodeo.